Si è chiusa ieri sera a Bologna Tanexpo, la più importante esposizione internazionale di arte funeraria e cimiteriale. Un'edizione, quella di quest'anno, che ha confermato la forte presenza di visitatori stranieri. Il nostro servizio. Più di 16.000 operatori professionali provenienti da 55 paesi e 23.000 metri quadrati di prodotti e servizi proposti da 250 aziende. Sono questi i numeri più significativi di Tanexpo 2016, l'esposizione internazionale di arte funeraria e cimiteriale che si è tenuta dal 1 al 3 aprile presso il quartiere fieristico di Bologna. Al taglio del nastro di questo importante appuntamento biennale, oltre al neopresidente dell'ente Fiera di Bologna Franco Boni, alla sua prima uscita in veste ufficiale, e ad Alberto Leanza, presidente di Conference Service, società organizzatrice di Tanexpo, erano presenti il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Gennaro Migliore, la senatrice Emilia Bianca De Biasi, presidente della 12ª Commissione Permanente Igiene e Sanità del Senato, e la senatrice Giuseppina Maturani, vice capogruppo PD al Senato. Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel suo breve discorso si è soffermato sulla necessità della collaborazione tra i diversi poli fieristici regionali. È un obiettivo ambizioso che non compete solo a noi, riguarda i sistemi fieristici di questa regione, dei quali tre in particolare sono nelle prime 10-11 posizioni del paese. Bologna ha una forza tale che anche da sola compete con Milano, con i sistemi tedeschi, ma noi crediamo che se i sistemi fieristici di questa regione collaborano invece che competere, possono competere con tutti i più forti sistemi fieristici d'Europa e del mondo. Bonaccini ha pure toccato il tema molto caro agli operatori del settore dell'esigenza di una nuova legislazione in materia funeraria. Giusto essere qui e mi auguro che arrivi presto una nuova legislazione nazionale che possa fare ordine in un settore che di questo ne ha bisogno per permettere alla stragrande maggioranza di imprese che lavorano nel rispetto delle regole e della legalità di poter fare al meglio il proprio lavoro. Dello stesso tono le dichiarazioni del sottosegretario Migliore, che ha assicurato l'intervento del governo Renzi per quanto riguarda la disciplina normativa del settore. Intenzione di questo governo è procedere con un impianto riformista e riformatore ed è per questo motivo che anche su questo settore, dove il tema principale è quello che ci sono persone che nel momento in cui perdono una persona molto cara sono più deboli, sono più esposte e quindi c'è lo spazio maggiore per attività che in alcune zone del paese, ma purtroppo non troppo circoscritte, si approfittano anche di questo momento di dolore per esercitare una competizione sleale. Si tratta quindi di trovare le condizioni, e in questa fiera abbiamo trovato una grande capacità di risposta anche nella richiesta di un riordino complessivo, di trovare delle regole che consentano innanzitutto di poter crescere a quelle aziende sane che svolgono con serietà il loro lavoro. E poi di garantire all'utenza un servizio che sia all'altezza della situazione. Ci sono parti nel paese nel quale la competizione non solo è sleale, in alcuni casi è illegale. E quindi il nostro interesse è quello, anche attraverso strumenti fiscali, di agevolare chi si comporta bene, perché questo è il nostro obiettivo, trasformare il paese. E in ogni settore occuparci anche di quelli che possono sembrare più di nicchia, si possa investire realmente per un funzionamento positivo. Sul tema del disegno di legge di riordino in materia funeraria, che dovrebbe approdare in aula entro la prossima estate, è intervenuta anche la senatrice Giuseppina Maturani. Questo disegno di legge ha l'obiettivo, quindi, di mettere ordine sotto il profilo normativo, di valorizzare anche l'innovazione che il mondo delle imprese produce nel nostro paese e che ha bisogno di essere conosciuto, di diffondersi e di essere riconosciuto. Sappiamo anche, questo non lo possiamo nascondere, che questo è un settore fatto di tante persone, di tanti imprenditori capaci, seri, onesti, ma sappiamo anche che in questo ambito ci sono anche
imprenditori che non rispondono esattamente a un criterio di trasparenza e di serietà e di onestà. Dunque non vi è ombra di dubbio che il settore funerario italiano debba essere profondamente riformato. Fortemente interessato a promuovere questo rinnovamento è Gianni Gibellini, presidente di EFI, Eccellenza Funeraria Italiana, un'associazione che ha l'obiettivo di riunire e valorizzare le imprese funebri cui fanno riferimento le case funerarie. Noi siamo molto soddisfatti che al nostro invito oggi, al taglio del nastro di questa fiera che è la più importante al mondo, ci sia stato per la prima volta il governatore, il presidente della regione Emilia-Romagna, dottor Stefano Bonaccini. Con lui è un segnale questo anche importantissimo che il governo ha mandato un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Gennaro Migliore, che come dicevo è un segnale importante che il governo sta cercando ed è molto molto attento a far sì che questo mondo venga, ci sia questa riforma, che ci sia questa legge che mette ordine a questo settore, che dia legalità. Noi su questo siamo molto contenti anche di avere poi oggi avuto sempre qui la presenza della Presidente della 12ª Commissione della Sanità del Senato, la senatrice Emilia Grazia De Biasi, è quella che, diciamo così, è la relatrice di questo disegno di legge Vaccari, un po' discusso, però discusso perché quando si vuole mettere ordine alle cose non sono tutti molto contenti. Mentre bisogna andare avanti, siamo contenti di questa determinazione del governo per mettere appunto, ripeto ancora, legalità, che in questo settore ce n'è poca, e trasparenza, e per far sì che non ci sia questa concorrenza sleale con chi esercita questa professione senza avere gli strumenti, senza avere diciamo, quello che necessita per avere un'impresa di pompe funebri. Parlando chiaramente, per chi ci ascolta, è un settore dove è una giungla e non c'è tanta illegalità, poca professionalità e è un assalto alla diligenza. Come fa a investire quando la concorrenza sleale di chi lavora in nero, non ha personale regolarmente assunto e addirittura diciamo, si lavora in maniera illecita? Questo è una cosa veramente pericolosa e nel settore funebre si stanno avvicinando le organizzazioni criminali, va bene? Perché? Perché è un lavoro chiaro dove si può. Io la chiamo una lavatrice di soldi sporchi, quindi qua la grande attenzione, come dico ancora, del governo attuale, e a noi dà tanta soddisfazione perché abbiamo capito che anche loro, i messaggi che le abbiamo mandato, vogliono mettere ordine a questo settore, che c'è tutto al di fuori della legalità. Un altro grande problema che riguarda il settore è la situazione di degrado in cui si trovano i cimiteri italiani. È un grosso problema che purtroppo non se n'è accorto nessuno. Però è come quando tu in un'abitazione privata non dai una mano di colore, non la sistemi un po' per 20 anni. Cimiteri anche nostri locali, purtroppo si vede che a Modena o Modena anche dintorni, non facciamo solo Modena, io conosco bene questi, ma giro tutta l'Italia, tutto il mondo, quindi vedo. Non c'è manutenzione ordinaria, sono di quegli appalti purtroppo dati in mano delle aziende che fanno il minimo indispensabile in base a quelli che sono gli accordi, ma non c'è una manutenzione dove le persone possono andare a trovare ordine, e questo sicuramente non è che fa bene al cimitero, diciamo, monumentale. Non ci vuole mai andare nessuno, tutti vorremmo andare nei piccoli cimiteri, però questo è un problema importante. Ma più che altro vorrei tornare sul fatto di quello che è un discorso di concorrenza sleale, dove dal nostro centro studi in tutta Italia viene fatturato una lapide su 10, quindi è una cosa impossibile questa. Quindi cos'è una concorrenza sleale? Perché se uno ti dice io voglio una lapide da mettere in un loculo per un mio familiare, tu gli dici costa 1200 euro, di no, ma uno me la fa 800, però me la fa in nero. Quindi sono cose che anche lì ci vorrebbe un controllo quando entrano in cimitero, sapere chi è che va a operare, perché dopo forse finirebbero anche tutti quei furti, tutte quelle cose che stanno succedendo, che non sono un bel segnale.